Cammino Nuovo, in realtà, è il più antico dei cammini, è il cammino della Chiesa. Come nasce questa idea? Nasce da questo. Io, come sapete, sto facendo la visita pastorale, alcuni di voi l'hanno già ricevuta, altri no, ma direi che la maggioranza di voi l'ha già ricevuta. Io vedo sempre la visita pastorale questo, l'attesa di Gesù, il bisogno di essere veramente quello che Gesù ha sognato per noi, e poi la fatica di diventarlo. Quali i motivi? Tanti i motivi. Chi se la prende con i sacerdoti se la prendono con i laici, e si fanno le riunioni, si comincia subito a litigare, si dice che così non va. E motivi sono tanti. In realtà il motivo generale è che siamo dentro un grande cambiamento epocale della condizione della nostra fede. Il grande cambiamento, detto in pochi termini, è questo. Veniamo da 2000 anni di una cultura e una società che si erano, bene o male, cristianizzate, per cui in qualche modo, pure con tutte le incoerenze, le infedeltà, perché andando indietro negli anni è successo di tutto nella Chiesa, al vertice e tra i fedeli, di tutto è successo, quindi non è che fossero tutti stinchi di santi per 2000 anni. Però la fede teneva, le convinzioni profonde, le famiglie. 2000 anni in cui il cristianesimo era riuscito ad incidere nelle coscienze e nella cultura. Per cui, nonostante le mille infedeltà, la cristianità teneva. Poi non si faceva molto nelle parrocchie, i sacerdoti, persino i papi, i vescovi, i conti, le tutto. È successo di tutto, però la fede teneva. Adesso, nel giro di pochi decenni, è cambiato tutto, io lo sottolineo questo, perché questo non lo si vede ancora bene, perché bene o male il fatto che oggi l'età sia piuttosto allungata e un po' dell'antico rimane ancora, almeno tra noi adulti, questo cambiamento epocale non lo si vede ancora, ma basta andare ad alcuni test della situazione attuale per renderci conto che in realtà questa grande impalcatura di un cristianesimo che faceva corpo con la società è sempre più a rischio. È come se noi ci trovassimo di fronte a un edificio le cui colonne portanti sono state lesionate, le cui fondamenta sono ormai fondamenta corrose, non ce ne rendiamo ancora conto, l'edificio ci sembra ancora che stia tutto in piedi, ancora le cose le facciamo, le parrocchie ci sono, le chiese si hanno, le attività si fanno, le processioni si fanno, tutto si fa, e però poi andiamo a vedere la colonna e il fondamento, bastano pochi test per renderci conto di questo, come quando un ingegnere va a vedere, no? Andiamo a vedere la famiglia, colonna delle colonne, è inutile che io ve la descriva, sta sotto i nostri occhi la condizione della famiglia, sempre più ristrette e sempre più fragili, in una società che è sempre più in movimento, sempre più dispersiva. Andiamo a vedere la condizione dei giovani, quelli che sono il futuro, perché senza di loro non c'è futuro. La condizione dei giovani è una condizione assolutamente precaria da ogni punto di vista, in particolare dal punto di vista della fede. Non è colpa loro, è colpa nostra, è colpa della società, ma è la realtà. Facciamo fatica ad agganciarli. Andiamo a vedere la condizione del clero, di coloro che Gesù ha scelto, no? Gesù ancora continua a chiamare, ma dove chiama se non c'è famiglia, se non ci sono figli? E anche noi sacerdoti siamo figli di questa età, facciamo fatica, anche noi una volta un sacerdote poteva essere quello che era,
però si sentiva apprezzato, in una famiglia si diceva ci vuole il figlio sacerdote, perché è quello poi ci dà prestigio, magari anche economicamente si risolve qualche problemino, e uno si sentiva così, la cosa funzionava. Adesso è l'esatto contrario. Ecco. E poi andiamo a vedere un altro pilastro portante, il pilastro, diciamo, della cultura, la mentalità, i valori. E qui si va presto a fare il test. Apri un televisore e trovatemi un film in cui ci sia una famiglia sana, normale, in cui non ci siano spari e violenze, in cui non ci siano tradimenti. Andate poi in internet. Io non ho il tempo di navigare, ogni tanto ho tentato di vedere che succede in internet. Succede veramente di tutto, anche tanto bene, grazie a Dio, perché quando c'è tutto c'è anche il bene, e viva Dio. Però è quello che sappiamo, è quello che vediamo. Allora, e tutto questo sta anche nella Chiesa, anche nella Chiesa. Noi siamo figli di questa età, per cui faccio gli incontri con i giovani e le domande che mi pongono sono di tutti i tipi. No, domande in cui non c'è più la convinzione profonda, c'è al massimo la ricerca quando c'è, quando c'è. Allora, noi abbiamo ancora una grande impalcatura che grazie a Dio ancora ci permette di fare tante cose, abbiamo un aggancio che è ancora una grazia, perché Paolo, i primi apostoli, questo aggancio non ce l'avevano. Quando cominciavano, e mica trovavano un'oasi San Francesco, cominciavano dal nulla. Da nulla, dovevano cominciare, oggi diremo, dal cappuccino preso a un bar, non dall'osi cappuccini, dovevano cominciare dal nulla, e però quel nulla fecondato dallo Spirito di Dio ha dato vita alla Chiesa. Adesso dobbiamo riprendere quel cammino, con il vantaggio di avere ancora qualche struttura che ci consente di non partire dal nulla. Il Signore ha avuto pietà di noi dal momento che siamo tanto fragili, ci ha lasciato qualche cosa, però dobbiamo subito correre lì dove c'è il problema, alle strutture portanti dell'edificio. Dobbiamo riprendere da lì. Ecco allora cosa il Signore mi ha ispirato durante questo percorso. E vediamo come vivevano i primi cristiani. Non è il brano che approfondiremo stamattina, perciò non vi chiedo di aprire subito la Bibbia, no? Ma ve lo ricordo, perché lo conoscete. È quel brano in cui ci viene detto che i primi cristiani stavano insieme, insieme. Quell'insieme è tutto un programma, non è soltanto stare gomito a gomito dentro una chiesa dove sei in 30, in 40, in 50 o 100. Insieme, cioè si sentiva che erano, e loro sentivano di essere, una famiglia sola. Stavano insieme. Cos'era che li faceva una sola famiglia? La parola di Dio, insieme ascoltata, insieme assimilata, l'Eucaristia, Gesù che ti nutre, e poi la fraternità, che è l'esperienza dello Spirito di Dio che ci fa veramente fratelli nella concretezza dei nostri sentimenti e dei nostri progetti di vita. Per cui arrivavano, pensate, questa è una cosa che sempre ci sconcerta, perché poi vediamo la distanza tra noi e quell'ideale, arrivavano persino a mettere insieme i loro beni. Siamo fratelli, allora tu hai di più, io ho di meno, questo tuo fratello non ha nulla. Vediamo come si è fratelli anche in questa maniera, concretizzando la nostra vita in un progetto comune. Questo scritto agli inizi degli Atti degli Apostoli come frutto della Pentecoste. Lo Spirito di Dio arriva. Ed ecco cosa succede quando arriva. Capite quello che il Signore vuole oggi rifare per la sua Chiesa? Allora, non c'è più famiglia? È vero. Non c'è più cultura cristiana? È vero. I giovani fanno fatica? È vero. Noi sacerdoti facciamo fatica, l'istituzione ecclesiale fa fatica? È vero. Ma lo Spirito di Dio
è sempre lui che si effonde ed è capace di rifarci nuovi, di ricostruirci. E noi vogliamo essere tutto questo, vogliamo lasciarci prendere dallo Spirito di Dio, fare esperienza dello Spirito di Dio per diventare una famiglia sola. Come si fa ad essere una famiglia sola quando si è in un grande numero? Speriamo di esserlo e di diventarlo. Come si fa? E si fa così, innanzitutto con la esperienza interiore di essere una sola cosa, quello che vi ho fatto fare da poco. Ancora non ci siamo parlati, ma già ci sentiamo avvolti da un unico spirito, quindi l'occhio spirituale, la vista spirituale, il modo di guardare l'altro che diventa spirituale, ma poi anche l'altro lato, la concretezza dei rapporti, perché l'occhio spirituale, la vista spirituale, il modo di considerarci e deve pur passare poi sul terreno pratico dei gesti, delle parole, delle scelte. Ed ecco allora la necessità di rimetterci insieme in un modo che ci consenta di parlarci, in un modo che ci consenta di guardarci negli occhi nel nome del Signore. E come bisogna farlo questo? Ecco, il suggerimento che mi sembra ci venga dal Signore è questo, molto semplice. Rimanendo tutti una sola famiglia, e dunque mai separandoci né nei sentimenti, né, facciamo esperienze concrete di cammini in cui alcuni fratelli, in un numero proporzionato ad un rapporto caldo, intenso tra di loro, cominciano a camminare insieme intorno alla parola di Dio, aprendosi anche a tutti quanti gli altri, per cui in alcuni momenti comuni noi ci ritroviamo tutti, la messa della domenica, quello è il momento per eccellenza in cui tutti stiamo insieme, poi ci possiamo rivedere in alcuni momenti dell'anno in cui facciamo esperienze comuni e mettiamo insieme i nostri doni e poi possiamo intrecciare rapporti tra di noi, però insieme costituiamo anche delle fraternità, delle piccole comunità in cui tutto questo diventa veramente praticabile. La comunità Maria di famiglia del Vangelo è in fondo questa idea. Una idea per ogni comunità cristiana, per ogni parrocchia, che si organizza in modo tale, invita i cristiani a organizzarsi in modo tale che ci siano dei gruppi di vera fraternità cristiana che rivitalizzino il tessuto comunitario e lo facciano veramente sentire come il tessuto di una famiglia. Questa è l'idea. Noi naturalmente centriamo il nostro sguardo su ciò che riguarda Gesù, partendo dunque dalla annunciazione, l'annunciazione dell'angelo Gabriele, e la visitazione, quello che Maria fa subito dopo che ha ricevuto l'annuncio, e già il Verbo eterno di Dio, il Figlio eterno di Dio, si è fatto carne, è stato concepito nel suo grembo. Questo è il brano che noi mettiamo a fondamento di tutto il nostro cammino. La famiglia del Vangelo nasce lì, la bella notizia, il Vangelo, la bella notizia che Dio, che è comunione di amore, ormai si è innestato nella nostra umanità ed è venuto a fare famiglia con noi e ci fa entrare dentro la sua famiglia. Ma pensate che cosa grande, noi stiamo dentro la Trinità e la Trinità sta dentro di noi e tutto questo comincia lì in quel grembo della madre. Rallegrati Maria, quando noi diciamo all'Ave Maria, altro che piccola devozione, c'è tutto, io non mi stancherei mai di dire l'Ave Maria, perché quello è il punto in cui cielo e terra si uniscono e tutto l'universo prende il suo senso, il suo sapore. Lì c'è tutto.
C'è la Trinità, c'è il mondo, c'è la storia, c'è tutto. E cosa succede da quel momento in poi? È nata la Chiesa, c'è stata già la prima Pentecoste, la pre-Pentecoste, chiamiamola come vogliamo, c'è stata già, e adesso la Chiesa comincia già a tessere le sue relazioni. Cosa fa Maria? La madre, ecco la comunità Maria, cosa fa? E comincia a mettere insieme le persone. Ha saputo che la cugina Elisabetta sta per dare, no, alla luce un figlio, e lei parte, ha bisogno di tessere le relazioni, fa quello che stiamo facendo noi oggi, ci stiamo incontrando, arriva lo Spirito, ci fa sentire famiglia di Dio, famiglia trinitaria, e senti poi il bisogno di partire, fai nascere Gesù nel tuo cuore, lo fai rinascere, lo fai rigenerare nella esperienza forte dell'accoglienza che hai per lui, e poi ti metti in movimento, ti metti in cammino, corri subito a creare famiglia con altri, e lei arriva da Elisabetta, e lì nuova ondata, nuova espansione, esattamente come speriamo che il Signore voglia fare con noi oggi, no? Ci fa famiglia, ci fa sentire famiglia, e da questo Big Bang si espande e ognuno diventa poi apostolo della sua parrocchia. Ma sai che è una cosa bellissima, ma perché non lo facciamo come lo facevano i primi cristiani? Ho capito una cosa enorme, tremenda nella sua bellezza, che Dio addirittura viene a far famiglia con noi, sta dentro di me, dentro di te, ma insomma noi stiamo a perderci mille cose, no? E a distrarci con mille cose, ma perché non partiamo da questo grande dono? Non ti sembra bello che ci mettiamo insieme e camminiamo insieme con la parola di Dio, lasciandoci rinnovare continuamente, lasciandoci guarire da Gesù, lasciandoci prendere dal suo spirito, diventando veramente fratelli, mettendoci una campana? È quello che Maria ha fatto andando da Elisabetta. Parlare di famiglia del Vangelo significa questo, questa è la famiglia del Vangelo, è la famiglia trinitaria che crea la famiglia dei discepoli di Gesù riuniti intorno a Maria con l'effusione dello Spirito per diventare testimonianza di questa bellezza della famiglia di Dio. Ma attenti, non si tratta tanto dei gruppi di studio, dove ognuno poi sforna tutta la sapienza che ha, per dire io la penso così, io la penso così. No, dobbiamo già cominciare a gustare quest'altra forma dello stare insieme, che è la condivisione. Cioè, se la parola di Dio ci ha detto qualcosa, io penso ce l'abbia detto, ecco, allora a questo punto da fratelli noi ce la condividiamo, perché è come un arcobaleno, tanti colori, alla fine il nostro cuore, i nostri occhi sono riempiti di luce. La prima cosa da fare appena andiamo in sede, adesso di gruppo, la sorpresa per essere tutti amati dal Signore, da questo amore eterno, e quindi scoprirci. Tu adesso come ti chiami? So che ti chiami Gesù, ma il tuo nome poi è personale, com'è? E quindi la storia, ognuno un primo giro che serve a dirci, a rivelarci, non lungo giro, perché una delle cose a cui tenere in questi momenti, ecco, noi abbiamo imparato con i gruppi, perché anche in 10 persone, se poi uno comincia a parlare e sta un quarto d'ora a parlare, gli altri stanno ad ascoltare. Ma bisogna essere sobri, ecco, avere questa attenzione all'altro, perché vedete la nostra grande fatica, la nostra grande tentazione è questa: ognuno di noi è riempito di se stesso, invece deve riempire di Gesù, e riempiendosi di Gesù si riempie anche dell'altro, riesce ad ascoltare l'altro. Ecco, allora con semplicità ognuno si presenta sapendo che porta Gesù, ma deve anche ascoltare Gesù. E dunque subito nel gruppo uno che fa un po' il moderatore di gruppo, perché è importante che poi qualcuno mentre l'altro parla si accorga, guardi l'orologio, guardi, ecco, fratello Gesù, ecco, tu sei andato un po' oltre e poi non dai il tempo anche agli altri. Ecco, allora presentarci in questa maniera e poi fare
delle considerazioni che ci tocchino. E questo è il punto speciale. Noi stamattina non abbiamo fatto una lezione biblica, ma un annuncio. È la parola di Dio che ci ha toccato il cuore. E a questo punto cerchiamo di condividere quello che la parola di Dio ci ha detto. Quindi, testimonianze. Vita che si coinvolge nella parola. Io dovrei essere così e invece mi capita di essere in quell'altra maniera. A me oggi la parola di Dio ha fatto capire questo. Credo che devo fare in questa maniera se voglio essere più fedele. Allora, un modo di parlare che non sia il commento biblico del grande esegeta o del grande professore che vuole insegnare agli altri quello che ha capito, ma un modo di mettere in gioco la propria vita tra fratelli, per dire: ecco, io sono riuscito a capire questo, o non sono riuscito, ho questo problema o non ce l'ho, e tu fratello aiutami, mettiamoci insieme, diamoci la mano, perché Gesù vuole che noi camminiamo